Stamattina a Palazzo di Città è stata formalizzata l'acquisizione di 12 aree demaniali da parte del Comune. Il sindaco Stefano ha indicato anche la destinazione di tali aree. Questo cambierà il volto della nostra città perché parte di queste aree sono nel cuore della nostra città, vedi Baraccamenti Cattolica. E lì sarà possibile un centro di prevenzione, quindi la ASL, dove i cittadini andranno in un luogo ameno a fare controlli. E quindi andranno più volentieri, andranno le mamme lì a passeggiare perché è una zona verde, andranno gli anziani, ci sono anche, è previsto spazi perché affidati ad associazioni culturali, sono previsti spazi per i giovani. Tutto questo naturalmente non è, ci sarà una partecipazione tramite avviso pubblico. Ecco, a Palazzo di Città c'è preoccupazione per le parole del procuratore Motta riguardo le indagini antimafia al Comune? No, c'è orgoglio di aver fatto il nostro dovere fino in fondo, di aver resistito anche eventualmente alla tentazione di comportamenti che erano al di là dei binari della legalità. Nel modo più assoluto siamo tranquilli, siamo contenti. 12 aree che si aggiungono alle altre 16 aree già trasferite a giugno di questo anno. Quindi diciamo che in questo momento il Comune è diventato proprietario di tutte queste aree e può disporne nei 3 anni secondo le destinazioni che intenderà da offrirle. E intanto sotto il Comune una delegazione di Officine Tarantine, l'associazione che da tempo si occupa dell'area degli ex baraccamenti cattolica e che chiede al Comune che intenzioni abbia nei confronti del sito.